Allora, con Simone Canestrelli, che è colui che ha realizzato il 3-1 che ha dato la sicurezza all'Empoli della vittoria. Simone, allora, intanto parlaci un po' di questa gioia nell'aver battuto il Genoa, nell'esservi salvati. Ah, è sicuramente un'emozione grandissima per il gruppo che siamo, ce lo meritiamo, e anche per il fatto che quest'anno tutte le volte che abbiamo incontrato il Genoa abbiamo incontrato delle difficoltà, ma siamo stati bravi a compattarci nel momento del bisogno e a tirare fuori tutto quello che avevamo. Abbiamo dimostrato, penso, di meritare questa salvezza. Ecco, oggi quali sono state le difficoltà maggiori? Perché abbiamo visto un Genoa nel primo tempo che era molto pressante e non permetteva a voi di uscire palla al piede. Nel secondo tempo invece si è un po' aperta la partita. Sicuramente la prima difficoltà è il grande caldo, a cui non siamo abituati, che è uscito da poco per la stagione in cui siamo. E comunque penso che la partita doveva essere questa, sporca, come ci ha detto il mister. Siamo stati bravi a compattarci, a stare uniti e anche a giocare una partita sporca come doveva essere fatta in questo caso. Ecco, parlavi del mister, anche a te chiedo cosa vi ha dato mister Zauli quest'anno, perché non era semplice ribaltare una situazione che inizialmente sembrava davvero difficile. Hai detto bene, da come siamo partiti sembrava impossibile raggiungere questo grande obiettivo, ma il mister ci ha sempre detto di guardare la classifica a maggio, di lottare, di allenarci settimana dopo settimana con grande voglia, con grande intensità, e abbiamo raccolto tutti. Hai una dedica a cui fare a qualche persona? Ma sicuramente alla mia famiglia, a mio padre in particolare, che viene sempre a vedere le partite, anche in trasferta, anche così.